siamo finalmente tornati con forse l'ultimo episodio di Super Seducer, l'unica serie che ci insegna come rimorchiare donne, uomini, cani, animali, invertebrati, esseri alieni e qualsiasi cosa ci circondi, che abbia, sì, un buco da penetrare. Oggi forse è un episodio commovente, lo scopriremo alla fine in realtà perché non ne ho idea. Potrebbe essere l'ultimo episodio di Super Seducer 3, quindi io vi chiedo massimo supporto. Io, il mio sogno sarebbe quello di arrivare a una quantità di like inenarrabile, tipo 50.000 mi piace, per ringraziare Richard, per ringraziare voi, soprattutto ringraziare me, perché senza di me ovviamente sarebbe tutto inutile. Scrivetemi anche nei commenti qual è stato il vostro momento preferito di questa serie di Super Seducer. In caso non fosse l'ultimo, vi ho rubato dei like. Quindi benvenuti nel forse ultimo episodio di Super Seducer 3. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo tornati come ogni settimana, più o meno come ogni venerdì, ma diciamo di sì, su Super Seducer 3. Insieme al buon Richard della Ruina andremo a scoprire una nuova incredibile avventura sessuale che ci porterà nei meandri di un luogo sconosciuto, tetro, spaventoso. Questo luogo si chiama Vagina. Io vi ringrazio dal profondo del mio cuore perché questa serie mi sta divertendo un sacco, sia a registrarla sia a leggere i vostri commenti. Mi sta divertendo veramente tanto. Era un po' che non mi divertivo così tanto con una serie di YouTube, a parte il D&B, ma quella faccio solo quella, quindi GG. Grazie a tutti del supporto, veramente non me lo aspettavo. Io pensavo di farlo così nel cazzeggio, invece la amate, la adorate più di me a quanto pare. L'outfit purtroppo oggi è questo, una felpa, perché oggi sono uscito da casa, ho detto fa caldo, mi metto solo la felpa. Sono nudo sotto, quindi non potevo fare un video essendo nudo. Vabbè, sono elegante ma sportivo. Non perdiamo tempo, buttiamoci in Super Seducer 3. Ovviamente come funziona il video? Nella prima run cercheremo di vincere, di portare a letto questa incredibile donna. Successivamente, a fine video, andremo a scoprire tutte le risposte trash che il caro Richard La Ruina ha in serbo per noi. Oddio il calore! Oddio la magia! Oddio, sono già bagnato! Al solo vedere un disegno di Richard La Ruina, il maggiore esperto di sesso all'interno del nostro pianeta chiamato Terra. Siamo tornati finalmente su Super Seducer 3. Chissà oggi il caro Richard La Ruina quali esperienze ci insegnerà e soprattutto in che modo riuscirà ad aumentare la nostra prestanza sessuale. Dopo aver sedotto al supermercato, dopo aver corteggiato in palestra, dopo essere stati una ragazza sexy che ha insegnato il sesso, dopo aver fatto una cosa a tre, dopo essere usciti dalla friendzone e portato a letto un'ottima cantante, siamo finalmente arrivati, signori, dai messaggini al sesso, parte 1, e ovviamente faremo anche la parte 2. Chissà questa ultima immagine se sarà un episodio o meno. Ho il dubbio di no, perché la faccia di Richard, secondo me, buttiamoci immediatamente nel sesso. Oggigiorno aumenta sempre più il numero di persone che si conoscono sulle app per incontri. Impara a usare le nostre tecniche testate e collaudate per ottenere un appuntamento. Inoltre, grazie alle mosse giuste da utilizzare 7 giorni su 7, riuscirai a realizzare una serie perfetta di conquiste o a trovare la ragazza dei tuoi sogni. L'obiettivo è semplice: dobbiamo buttarci nel 2021, entrare su una qualsiasi app di incontri come Twitch e rimorchiare la nostra donna preferita. Vediamo un po' il caro Richard dove andrà a parare quest'oggi. Sono emozionato, signori, potrebbe essere l'ultima volta che vediamo Richard La Ruina, perché Super Seducer 4 non ci sarà mai. Ma che fa? Ma è matto? Ma accarezza un riccio? Oh no, che cosa sta succedendo? Richard? Oh no, è il suo compagno di vita. Ah, forse è triste perché non ha una donna ma ha solo un riccio. Guest starring Niman. Se siete arrivati fin qui, spero di sì, fate un complimento a Niman. Come si chiama il riccio? Sonic Tails Killa Knuckles. Chiamiamo Sonic per il meme. Sonic per il meme. Look at this sexy one. Che donna incantevole. Hai un sorriso bellissimo. Ti giuro che il sorriso non si vede. Hai un sorriso bellissimo. Ok, I know what to write. You have... Ah, boh, non lo sapremo mai. Ah, il riccio è la guest star veramente. Sarà quello che ci farà rimorchiare. Thank you. Un po' fredda. Yeah, good stuff. Lots of my female friends say that guys... Non c'è la percentuale. Ma la ragazza è scomodissima. Ma come sono sedute? Cosa dire ora? Ora dovresti ricambiare il complimento. Faccina sorridente. Ma quale complimento? Che significa? Io l'ho fatto io. Ricambiare in che senso? Come sta andando la giornata? Chiediamole come sta andando la giornata. Ricambiare il complimento che significa? Non te l'ha detto lei che sei bellissimo, gliel'abbiamo detto noi. Poi faccina sorridente. No, è creepy. Come sta andando la giornata? That's good, isn't it? Sì, è buona, è buona. Una buona tecnica, fidate di me. Ma scusatemi, ma sulla sua maglietta c'è scritto Vitamina Italia Campagnola. This is the kind of bland shit the girls giallo. Ma non ci sono le percentuali, Richard, così come capisco. Ti andrebbe di uscire insieme per un drink? Che programmi hai? Dovremmo uscire a prendere un drink e probabilmente pomiciare. Palesemente sbagliata, Richard, perdonami. Ma così senza dire manco... Vabbè, a parte che è un'app di incontri, quindi è già predisposta comunque al farsi rimorchiare, immagino, no? Ok, non è vera questa cosa, non succede nella vita. Nastia, Chiara Nastia. This is super beta, super boring, super predictable, and
sent exactly the kind of message that most guys. Quindi è giusto. Which is why you don't want to send it. Cioè, scusa, dovevo scrivere pomiciare? Negli ultimi episodi Richard sta dicendo una marea di cazzate. Sei libera di giovedì, figo, inviami il tuo numero e ci organizziamo. Ogni risposta che dico mi sembra sbagliata. Ma inviami il tuo numero. Ma che dice? Ok, ci ha dato il numero, easy, primo passo fatto. Mo dimmi che hai sbagliato e ti picchio. This is a good point to transition off of the dating app. De Cristo. Chiedile dove vuole andare, nel locale più lussuoso della città, locale vicino a casa tua. Ma chiediamole dove vuole andare. Sbagliatissima. Neanche mi l'ha detto, mi ha detto solo è sbagliata, fratello. Locale più lussuoso della città. If you can afford it, then in some cases girls might be. Sono una pippa oggi. Non sono più capace a rimorchiare le donne. Dovrei provare con gli uomini. Ok, so I plan to bring this chicklet back and bang her brains out. Fotterle il cervello fuori dal cranio. Come organizzare il salotto? Luci, fioche. Preparare qualche porno. Scorta di alcolici. Metti dei preservativi in giro. Preparare una playlist. Prepara una playlist, bro. Dai, la tua classica playlist del rimorchio, Richard. Ce l'hai spammata in ogni cazzo di episodio. No, forse non questa. Drake, Lil Uzi Vert, Breezy. Ma perché il rap? The Weeknd. The Weeknd, perfetta. The Weeknd è perfetta. Mo dimmi che ha sbagliato. Another essential, you can have the super. Dai, signor La Ruina. Cosa indossare? Pantaloncini e maglietta mostrano quanto sei rilassato. Quello che hai indossato per tutto il giorno? No, se è quella roba. Un completo come se fosse appena uscito da lavoro? No, pantaloncini e maglietta, bro. Un completo. Suits still have the power to. Ma com'è giù? Ma perché? Cosa dovremmo scriverle in questo momento? Indossa qualcosa di sexy, così sarete uguali. Volevo solo assicurarmi che tu non avessi il ciclo. Non serve fare più nulla, già, non serve fare nulla. This is risky. If you leave it too long between arranging the date and the day of the date, it's always better to confirm it on the actual day of. Ma non c'era neanche scritto. L'appuntamento è fissato per le 18. Quando dovresti arrivare? 18 meno 10. Yeah, you should arrive a bit early. Come in ogni appuntamento, un appuntamento alle 6, arrivi ai 10 minuti prima. Ok, ci siamo traslocati nel locale. Ah, questo è il suo completo con la quale è uscito dal lavoro. Mi stai prendendo in giro? Mi stai prendendo in giro? Hai una maglietta e dei pantaloni. Quindi la mia risposta di prima era giusta. Fottuto Richard della Ruina. Questa cosa puzza di scam. Sii amichevole con il barista e con il resto dello staff. Comportati con arroganza con tutto lo staff per mostrare che sei un boss. Vai, ah. Good seeing you, sir. Bella Raul. How are you doing though? You know, I'm grinding the bar, I'm grinding the stream, I'm trying to make it. How's your streaming going? Beh, uno streamer. Diciamo che questo mi sembra un po' un aperitivo dell'effettivo episodio. Well, listen bro, I need your help tonight. Do you think you could do me a favor? Che ti serve? Chiedile se vuole fare una cosa a tre con noi due. Dille di essere fortunata per essere uscita con me. Porta tanti cocktail e dei cicchetti senza chiedere, dicendo che offre la casa. Falle cadere un po' di cocktail addosso, così dovrà tornare a casa per asciugare e lavare i vestiti. Forse la B? La B mi sembra un po' da accattone. C o B? B. As if you could say to her that she's lucky to be on a date with me. Forse non è giusto. Forse no, non è giusto. Obviously this is not correct. There are many things that a wingman might be able to do, but this is not one of them. Cazzo, questa prima run è terribile. Quando arriva il momento di pagare, dille i tuoi soldi non sono buoni qui e fammi uscire senza pagare. Portale il conto mentre io sono in bagno. Non fargli dire nulla. Ma dille i tuoi soldi non sono buoni qui. Ma che significa? No, non fare nulla, bro. È sbagliata, eh? Doesn't do any harm, but not the best option in this case because you had a chance to elicit some help from the barman. Cazzo dici? Is there anything else I can do for you? No, te prego. Dille che dovrebbe bere molto, così sarà più facile che trombi. Dille che è una costosissima bottiglia di Beluga, quando in realtà è la vodka più economica. Correggile il drink con della droga. No, B, dai. You've got this Beluga vodka, right? Use the shittiest vodka you got. No, 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 no. In this case it's another dodgy one. Ma com'è giusta? Richard, sei confuso. Do you want me to welcome you like you're a regular here or? Sì, amico mio. Non ti vedo da qualche settimana. Di nuovo qui per farle capire che sono un cliente abituale. Questa qui è molto meglio per farla sentire speciale. Allora, sicuramente non la C. La A potrebbe essere giusta. La B magari le dà un senso del fatto che noi potremmo essere degli ubriaconi bastardi. Proviamo la A. Women often worry that a guy is a player. Giusta. Abbiamo terminato la prima parte. Ok, quindi io spero fortemente che non siano collegate. Nel senso che se tutte le mie scelte sbagliate si riverseranno su questa seconda parte, è un problema gigantesco. Gigante, cioè spero che se lo sia dimenticato. Siamo ufficialmente pronti per la parte 2. Se ancora non avete lasciato un mi piace, fatelo perché sta per arrivare una figa gigante. Dai messaggi nel sesso, parte 2. Via. Eccola la super fregna. Sì. Un po' di veleno sulle labbra, così quando ci bacia ci ucciderà. Richard è già tua. Questa vuole solo fare del tenero amore con te. Hey Nastia. Hello. Oh yeah, I just came straight from work. Ma come cazzo, non è vero? So, should we go sit down? Sure. Haven't seen you for a while. Oh no, si ricorda. Nastia, do you already know what you'd like to drink? Vodka. Pineapple.
Lici, please. I've just come out of a long relationship. Oh no, si è appena lasciata. È il momento di colpire. I wonder whether that improves my chances or not. No, ora sente di odiare gli uomini e non vorrà fare sesso. Sì, è più probabile che abbia voglia di fare sesso. Sì, è più probabile. In most cases, if she's just come out of a long relationship, she wouldn't be thinking. Certo, è su un'app di incontri. So what do you have going on in your life at the moment? I do modeling, right? Uh-huh. So basically I just... Ma tutte modelle le becca, com'è possibile? Really? Yeah. That's a big deal. Do you want to show you? Certo, fammi vedere sta foto in cui sei nuda palesemente. Nastia Shaishkina. Si va su Instagram. Chiedile da quanto tempo lo fa. Ribatti che forse non fa bene ai bambini fare le sfilate. Dille che l'energia dei bambini è ottima e mantiene i giovani dentro. Non ho seguito il discorso, la stavo seguendo su Instagram. Quanto tempo lo fai? How long have you done it? Couple of years. Ah, esperto ormai, eh? This is a very common follow-up for guys when they find out what someone does. Qualsiasi cosa dico è boring, bette Richard, dai. Let's go! La nostra vodka di merda. For you we got the premium vodka. This Beluga brand right here. Easy! Gerard Depardieu. Oddio, quindi si ricorda di tutte le cose che gli ho detto. Questa potrebbe essere una tragedia. Cheers. Salute. That's nice. Non è vero, è una merda. Richard, mortacci tua. E non lo sa nessuno. I'm in the video game industry. Non sembra interessata, cambia argomento. Non ti sta ascoltando perché non fa altro che pensare a succhiartelo. Sembra interessata, dille di più al riguardo. Cambiamo argomento, non parliamo di noi, parliamo di lei. I guess it's not that interesting, you know, video games and stuff. Intelligenza sociale. No, sbagliato. That's wrong, although you might not have been interested. 66 giallo, frate, minchia, stavo nel merdaio. Siamo nella merda già. You know, I've been playing this video game recently. Ma perché parlano sempre di videogiochi? Che gioco, che gioco? Sono il campione del mondo. You kidding me or what? I'm amazing at games. Really? Yeah. Sono il campione del mondo. È un gioco per il telefono. Watch and learn. Ok, scusa bro. Who are you, FaviJ? Porca troia. Ma è difficile. Tra è difficilissimo. Devo aumentare la sensibilità, i DPI dello del mouse. E ora puoi scoparmi. Tieh. Mostra le tue epiche abilità da videogiocatore vincendo il minigioco. Non era così difficile, scusami, Nastia. È l'impresa più straordinaria che io abbia mai visto. Nastia, la tua vita è terribile. Basta, ho capito. Fa CrossFit. Complimentati per questo. Parlale del programma di allenamento SexFit che stai ideando. Parlale del tuo regime di esercizi. Dille che è un po' rischioso per via della postura scorretta. Io direi o A o C. Complimenti, complimenti. Ah, that's great. CrossFit is fantastic. It's so popular now. È felice, è felice. Stiamo andando bene, secondo me, eh? Perfetto. Mo' dimmi che hai sbagliato e do una gomitata. Te do una gomitata! Ma che stai dicendo? Non fare complimenti fin quando non è nuda. Ma che stai dicendo? Stai zitto, ti prego, stai zitto. No, no. He's a champion. So embarrassing. Why would he say that? You know, as a CrossFit, I actually do bodyweight exercises. Oh, okay. Caspita, è proprio tanto sfacciato. Chiedile se ha mai pensato di ricorrere alla chirurgia plastica. Non è per niente molto. No. Usala come peso per gli esercizi, direi C. But bodyweight exercises in your case, that's basically nothing. It does, but thank you. Di nulla. Yeah, cool, it's kind of playful, kind of silly and fun. It's not too much of a compliment. Comunque lui ce l'ha proprio coi complimenti, non fa complimenti, lui secondo lui non si devono fare. You know, I've got a funny story happening. Cosa è accaduto al lavoro? Diccelo, certo. Yeah, sure. Scegli il momento giusto per toccarla. Porca vacca, come? You know, I mostly work with teenage girls and I had a story was 14-year-old and before coming to my lessons, she knew how I was. She just kept on mixing left and right. Alla fine. What was it? Why are you touching me? Forse non dovevo. Tell me, I was distracted. Nah. Never mind. Finish the story. Pensavo avesse finito. No, that's not right. You picked the wrong moment. Ma pensavo avesse finito! Ti prego, tu stai zitto. Ma cos'è? What's a good book you've read recently? Like, not your all-time. Oh, I've just finished Shantaram. Mai sentito. You read it? No. Proprio no. Fammi rispondere. Really exciting. Ma fammi rispondere. Ma che cosa? Ma che cosa? Il libro più schifoso di sempre. Cosa ti è piaciuto in particolare? Cos'altro vuoi leggere? È piaciuto molto anche a me. È piaciuto molto anche a me. You're never gonna believe it. That's my favorite book too. No. Yes. No, per niente. Well, we'll find out soon if you were telling verde. The truth or not. Oh, that's so cool. You read it. Tell me.
Orca madosca! Il modo in cui l'autore ti faccia davvero sentire come un vampiro. L'incredibile storia di come si è fuggito di prigione la sua vita in India. Il modo in cui descrive minuziosamente in 300 pagine la cena con tanti invitati, riuscendo a rendere vivo ogni personaggio. L'ambientazione della Parigi storica. Qui siamo in una situazione terribile perché abbiamo appena detto una cazzata. Parlerà di vampiri, parlerà della vita in India, parlerà la cena con tanti invitati o parlerà della Parigi storica? Ti prego, dimmi, chielaci. I think my favorite thing, you know, there's that long, like the middle section of the book where he just minutely describes this one-hour dinner party. You like that part? Dinner party. I remember that part. I think it's... You must have skipped it. Erano i vampiri. No, you got it wrong. I guess you don't know the book. Ma dai, ma che fa? Sta su Twitch. What do you think of this music they play in here? It's nice, I like it. You like music in general? Yeah, I like music. Now I'm kind of into Cardi B. Ok, forse la playlist Cardi gli piace B. allora. Yeah, you know? Sì, Cardi B la conosco, dai. Dici che non ti piace la sua musica, ma che ammiri il suo fiuto per gli affari. Rappa una strofa della canzone Bartier Cardi. Dille che lei è meglio di Cardi B perché lei è qui e non ha il ciclo. Rappa una strofa della canzone Motorsport di Cardi B. Vorrei sentirlo rappare. Cardi B is amazing. What's my favorite verse of hers? What's my favorite? Oh. Your bitch wanna party with Cardi. Cardi a buddy and a Rari. That is all over my body. Santo Dio. Fuck up a check on the plane. Holy shit. Holy shit, bro. Ah, thank you. Bella bro. You know, recently I'm voglia di cazzo. House, oh. And I love learning new tips and hacks. So do you know a lot about house? No, non posso sapere tutto di tutto. Non ne so molto di medicina. Yeah. It's okay, you know, at least you're honest because nowadays a lot of people say they do know. Tipo il libro di prima, no? Mi sa che c'è la memoria corta, sorella. Mo, dimmi che è sbagliata. Nice one. If you're honest about something you don't know about is 6633, dobbiamo recuperare una cifra. Non hai scelto abbastanza opzioni corrette per concludere l'affare. Ma cerca di ottenere un altro appuntamento con lei. Però posso dirti una cosa, non me ne frega un cazzo. Io voglio scopa, non voglio un altro appuntamento. Sta andando alla grande, giusto un'ultima cosa per concludere l'affare. Falle il test dell'abbraccio. Dirigiti verso il bagno per poi strofinarle il pisello in faccia. Prendila in giro per via della sua pelle rendendola più insicura. Falla spaventare a morte così che non vorrà andare a dormire da sola. Il test dell'abbraccio mi sembra l'unica cosa decente fra queste. Ti prego, Richard. Think so. I'm really not sure. Let's stand up. Ok, va bene, va bene, va bene. Let's go, bravo Richard. Test dell'abbraccio funzionale. È matto, è matto. Si tocca, va bene, si tocca. Ci sta, nostra ragazza. This is a kind of silly way to get some. Un po' stupido, ma funzionale, quindi non mi rompere i coglioni. Paragona le sue dita alle sue gambe e ad altre parti intime, ho paura. Dici qualcosa di sconcio e poi dai la colpa all'alcol, ho paura. Insegnale la tecnica di strangolamento del jiu-jitsu brasiliano, basta. Invitala alla città dello scopaggio. Dille delle cose sconce, anche se non sei particolarmente bravo a farlo. Holy shit. Ma sono tutte sbagliate. Boh, cioè boh, che ne, boh. Cazzo, che devo fare? Che sono tutte sbagliatissime. B o E? B o E? B. You know, you're just really sexy in this dress. No, Richard, zitto. But don't listen to me. I think it's the alcohol talking. Yeah, I think so. Oh, shit. Quale era la risposta giusta, Richard? Per favore, ma qual era? Cheers again. Ok. C'è un brindisi ogni sorso che famo. No, sguardo da maniaco. Insomma... Cazzo ridi. Sarò sincero, non vedo l'ora che mi ammanetti a letto e mi scopi alla grande, ok. Chiedile se quella sua espressione del volto significa dire che puoi baciarla. Make America great again e fiondati sulla sua fica. Baciala, è una trappola, non bacia. Bacio. Come sei? Uff, che culo. Ho avuto una paura devastante. Raga, comunque più si va avanti, più questo cazzo di videogioco è complicatissimo. Giusto. Nice one, this is the way to go for the kiss, rather than asking her. Dille di non preoccuparsi di venire stuprata, perché non riesce a raggiungere l'erezione se non sei innamorata. Rilassatevi un attimo e parlate dell'altro, ma mantieni un po' di tensione sessuale. Fai aumentare la tensione sessuale toccandola di più. Rilassatevi un attimo. Aumenta questa tensione sessuale, Richard. Ok, sì, interessata, va bene, sì. Con la Tesla rimorchia, no? La Tesla funziona, dammi... Grazie, Tesla, Tesla, Elon Musk, Elon Musk. Here you go, Richard. Dai, Raul, bella per te. Andiamo a bere qualcosa a casa mia. Usa un'app blockchain per il consenso sessuale per farla consentire una scopata. Proponile un percorso di meditazione silenziosa insieme. Usciamo e andiamo a prendere qualcosa da bere altrove. Ma sì. Almeno noi avevamo detto a casa tua, a casa mia, nel senso, magari ora la porti a casa. This is the way to do it. Grazie, bro. Questo è il posto in cui si beve meglio, casa tua. Quanto è alta questa? Mi manca un po' però il suo outfit da Ezio Auditore, eh. Secondo me rimorchiamo un botto con quello. Holy shit. Ma vodka liscia, sbo. Che schifo la vodka liscia, cazzo. Ma chi è che invita una tipa e balla? Fatto, finito. Ho vinto. Finito. Ma non era finita la barra. Ti fa interessante questa situazione, Richard, cazzo, eh? Dai, dammi una thumbnail, però.
Congratulations, you finished the game. Final Super Seducer game. No. Thank you so much for playing. No! 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 No. È finito. Dammi il balletto però. Un'ultima volta. Ballate per me un'ultima volta. Non vi rivedrò mai più. L'ultimo episodio della trilogia. L'ultimo livello di Super Seducer 3 per sempre. Io sono triste. Ma che stai a dì? Operazione interiore, livello bonus. Con la scoperta del fatto che c'è un livello bonus, intanto vi rimando a settimana prossima. Però questo livello bonus, ve lo accenno, questo livello bonus non è per tutti. Se vuoi conoscere dei consigli utili a migliorare il tuo modo di pensare, la tua autostima, le tue convinzioni e altro ancora, allora comincia subito. Se vuoi giocare a Super Seducer solo per divertimento, allora ignora questo livello. Lo porteremo comunque venerdì prossimo. Però a questo punto, che fai? Non fai tutte le risposte trash del secolo. Usala come peso per gli esercizi. Lot of lower body exercise, uh-huh. And it's had a bit of a side effect. It's made my winkle really like long and a bit skinny, unfortunately. But I'm ready to lift someone up with it. Con il pene. I want to lift you up on my dick. Fuck you and fuck your skinny dick. Long skinny, for God's sake. Don't forget. Dirigiti verso il bagno per poi strofinarle il pisello in faccia. Just gonna go to the bathroom. Oh, okay? Sure. I'm gonna check my mail. Non è vero. Touch it. Va a stuprare donne. Con il cazzo di fuori. Hey there. Invitala alla città dello scopaggio. We could go on a trip soon. Fuck town. Populations 2. On the bus to fuck town. I've got a better idea. Oh, go yeah? To Wang town. Lolla. Not Wang town again. Perché? Make America great again e fiondati sulla sua fica. When you're a star, they let you do it. You can do anything. Grab them by the pussy. You can do anything you like. No! Look. La borsa. Fucking POTUS Donald. Fucking prick. Sarò sincero, non vedo l'ora che mi ammanetti a letto e mi scoppia la grande. I'm just visualizing right now. It's like banging away on top. The only people handcuffing you will be the police. Poesia! Police women in uniform. Bene signori e signore, siamo arrivati alla fine del viaggio antropologico nel mondo delle donne anche quest'oggi. E probabilmente per sempre. Non vedremo mai più Richard della Ruina, a meno che non succeda un miracolo. Io infatti quello che farò adesso è fare un gesto. Mi tolgo la giacca perché bisogna avere rispetto. Bisogna dire quel che c'è da dire. È finita qui, è finito il viaggio. Lasceremo la nostra giacca qui in onore di Richard della Ruina, il vero uomo che ci ha insegnato centinaia di migliaia di cose. Io sono un po' triste e un po' emozionato. Vi continuo a ringraziare per tutto il supporto che mi avete dato nel corso di questa breve ma intensa serie. Grazie mille a tutti. Noi ci vediamo lunedì con un nuovo episodio del Dread and Breakfast e con Richard della Ruina. Probabilmente mai più.